Siamo nel post partita di Massafra Raga, la gara terminata con 3-1 e siamo con il mister Marzano. Mister, una salvezza più che meritata quest'oggi. Sì, sì, dici bene tu. Finalmente siamo riusciti a portare a casa questo tanto aspettato obiettivo della salvezza, con molta fatica. Tanti complimenti a Racale perché ci ha veramente impensierito, però io ero sicuro di avere, sono sicuro di avere un gruppo fantastico. Devo ringraziare questi ragazzi che si sono spremuti fino all'osso pur di portare a casa questo obiettivo. Sapevamo che fosse una partita molto difficile, però siamo riusciti con la forza mentale più che fisica a portare a casa un grandissimo risultato. I due gol nel secondo tempo supplementare poi sono stati decisivi, poi quanta gioia c'è nel vedere anche Beltrame tornare al gol. Sicuramente a fine primo tempo abbiamo parlato, ho parlato con i ragazzi, loro hanno capito quello che gli volevo dire, hanno capito quello che volevo e sono stati... Sono stati bravissimi a esprimere il gioco che volevamo e a fare questi due gol, soprattutto il gol di Andrea che ci mancava da tantissimo tempo, ma sapevo che alla fine avrebbe messo lui la pennellata vincente. Oggi abbiamo visto il 12° uomo in campo, abbiamo visto veramente tanto tifo per il Massafra, mister. Sì, sì. Scusate, sono emozionato. Questa città è una città fantastica, merita il calcio che conta, perché vedere tutta questa gente in campo oggi a fare festa insieme a noi ci hanno dato veramente una spinta, ci hanno dato una grandissima spinta, quindi faccio veramente i complimenti a questa squadra. Ci vuole il cuore per giocare a calcio. È vero, è vero, è vero. Grande mister, grande mister. Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie. Grazie mister, grazie. Ah, vieni Francesco, vieni, vieni pure tu, vieni, vieni. Hai fatto un grande risultato pure tu, vieni, vieni. Quanto sei soddisfatto? Tantissimo. Ci abbiamo creduto fino alla fine e poi all'ultimo è arrivata questa benedetta salvezza. Merito di tutti. Questo pubblico fantastico oggi si è visto, il 12° uomo in campo nel vero senso della parola. Sì, sì, è stato veramente il 12° uomo, non si sono stancati dall'inizio alla fine. Non ho parole, grazie a tutti. Grande Francesco, anche tu hai il merito di questa salvezza, quanta soddisfazione c'è? Tanta, tanta, specialmente perché è venuta alla fine di un campionato veramente tribolato e siamo felici di come è andata, non meritavamo di soffrire così tanto, però è stato bello soffrire fino alla fine. Quanto è stato proprio in quel momento il gol del 3-1 di Beltrame, la liberazione dei tifosi? Sì, quella è stata una cosa fantastica, perché lì abbiamo capito che la partita era finita e quindi abbiamo dato gioia alle nostre soddisfazioni, veramente bravi ragazzi. Allora, quanta soddisfazione c'è questa salvezza? Mi sembra forse che abbiamo vinto il campionato, che dici? Sembra la stessa cosa. Vedi Massafra ha sete di sport, Massafra quando viene chiamata risponde, questa è la Massafra che a me piace, la Massafra sportiva. Oggi proprio si è visto questo 12° uomo in campo, davvero, oggi è veramente pesato lo Stadio Italia, ecco, ha veramente portato entusiasmo. C'è una piccola cosa da dire, che non avevamo più posti per far entrare la gente, con la tribuna avremmo riempito anche l'altra tribuna. Sicuramente, poi il gol di Beltrame, quanto è stato importante, quello è un momento di sfogo praticamente, Presidente. Il gol di Beltrame, tutto quanto, tutto, sono veramente emozionato. Va bene, Angelo vieni qua, Angelo vieni che ti fai la nostra intervista. Che c'entro? Ma tu sei l'anima di questo Massafra, sei l'anima, sappiamo bene quanto è importante questo... Questo successo. Troppo buoni. Finalmente, dopo un campionato travagliato sotto tutti i punti di vista, sia economici, sociali che logistici, finalmente ce l'abbiamo fatta. Con un po' di sofferenza, perché il Racale è venuto qua non per vedersi la nostra partita, ma ha giocato veramente a calcio come noi. Comunque ringrazio tutti i ragazzi, i mister, tutta la dirigenza, ripeto, è stata una bellissima avventura quest'anno, nonostante abbiamo sofferto andando girovagando, come ho fatto un post, per i campi della provincia, sia per l'allenamento e sia per le partite a Castellaneta. Finalmente possiamo gioire. Grazie a tutti, grazie Giuseppe, grazie a tutti. Grazie a te, Angelo, grazie a te. Grazie a voi ragazzi.
Ovviamente c'è la soddisfazione. Il primo gol è arrivato proprio nella finale più importante. È arrivato gol che contano, fa solo gol che contano. Ma è vero, stiamo aspettando proprio questa finale. È vero. In queste circostanze non servono i gol, servono i punti. Purtroppo non è vero! Dei play-out. Abbiamo vinto una bellissima partita. Cioè, che cazzo serve fare tanti gol? Serve farne uno decisivo, e vaffanculo. L'idea di Allegri, l'idea di Allegri, il numero uno, amico mio. Grande, no. Grande. Questo gol lo dedico a tutta la piazza di Massafra, tutti i tifosi, tutto lo staff del Massafra, Angelo il magazziniere. Questa vittoria è stata per di tutti, è stata una vittoria che l'abbiamo voluta sia in campo che fuori. Abbiamo visto comunque una gran bella partita in tutti i 120 minuti, ma abbiamo visto soprattutto un tifo che non si vedeva da anni. Sì, 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 un grande. Tu hai conosciuto tra l'altro, perché l'avevo già conosciuti all'epoca, però oggi non si sono fatti mancare il tifo a Massafra. L'importante è che ci siamo salvati e adesso ci festeggiamo. Vorrà rimanere a Massafra il prossimo anno? Vedremo col passare del tempo, vedremo. Va bene, grazie Andrea. Questa salvezza è arrivata per lo sforzo di tutti, della società, dei giocatori, della tifoseria, della società. Siamo contenti per questo. Speriamo in un'annata futura, il prossimo anno, migliore per i modi del Massafra. Oggi si è visto veramente una grande partita, il Massafra ha meritato sotto tutti i punti di vista. Oggi il Massafra ha meritato anche contro un buon Racale che si è venuto a giocare la partita. Però il pubblico, il 12° uomo in campo ha fatto la differenza, ecco. E il Massafra ha vinto la partita, siamo salvi in eccellenza. Perfetto, grazie. Allora, finalmente è arrivata questa agognata salvezza, un risultato importante contro il Re. Veramente. Sì, era il giusto epilogo di un epilogo che non avevamo previsto. Però voglio dire, i ragazzi hanno dimostrato grande personalità, e un premio sicuramente va a loro. Massafra aveva necessità di confermarsi a questi livelli. Mi auguro che una volta, diciamo, passata l'euforia, si possa tornare a sedersi a un tavolo, e ora che ci sono gli strumenti per poterlo fare, di programmare una stagione all'altezza. Ovviamente questo è la mia speranza e il mio augurio, affinché ci possa sedere al tavolo insieme a dei soggetti con i quali si possa programmare un futuro ancora più roseo. Ecco, partendo appunto dal programma, potrebbe essere riconfermato Marzano? Ma Marcello è uno di noi, per cui voglio dire, alla fine le scelte andranno fatte in maniera collegiale. Sicuramente per essere alla prima esperienza è stata per lui un traguardo importante e soprattutto una grossa responsabilità che ha saputo svolgere al meglio. Un plauso va sicuramente a lui, che ha saputo mantenere in pugno il gruppo, anche oggi azzeccando quelle che sono state poi le sostituzioni, le scelte tattiche dall'inizio. Di vapore soprattutto. Assolutamente, assolutamente sì. Per cui voglio dire, merito a un grande uomo. Che e gli auguro un futuro ricchissimo di soddisfazioni a livello proprio, diciamo, tecnico. Oggi, ecco, abbiamo visto il 12° uomo in campo, tanto pubblico. Ma Massafra ha queste potenzialità, ecco perché io parlo di programmazione, parlo di futuro importante, perché la gente di Massafra in qualunque occasione ha sempre risposto presente. Oggi, voglio dire, maggiormente c'era bisogno di dare un sostegno importante alla squadra. Ora ci godiamo questo momento perché ovviamente scarichiamo tutta la tensione accumulata quest'anno, un anno travagliato, fatto di errori, fatto di momenti difficili, però alla fine probabilmente il dio del calcio ha voluto che finisse così. Io ringrazio chiunque, al momento, diciamo, non mi va di fare nomi perché potete dimenticare qualcuno, io voglio fare solo un appello: chiunque abbia speso per questi colori un solo minuto ha la mia stima e la mia gratitudine. Grande Pino, grande.